Prima edizione della Summer School all'Istituto di Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli. Siamo con la dirigente scolastica. Com'è nata questa idea? Che cos'è stata la Summer School? Questa idea è stata coltivata un po' nel nostro cantuccio di piano formativo scolastico da un po' di tempo e l'occasione del piano estate lanciato dal Ministero l'ha fatto venire alla luce, diciamo così. È un'idea diversa di fare scuola che non si limiti soltanto all'aula scolastica ma vada chiaramente oltre, perché è importante soprattutto in un istituto superiore rendere i saperi vivi, veri, reali, rintracciabili all'interno dei vari mondi societari, insomma, che ci sono, dall'impresa sia a quello della formazione che siamo noi stessi, e quindi dare ai ragazzi l'occasione di viversi l'ambiente in maniera piacevole e nello stesso tempo riscoprire nell'ambiente quei valori e quelle ipotesi formative che appunto vengono date in nuce. In realtà tutto questo significa tracciare dei percorsi assieme agli adulti in cui i giovani e gli adulti stessi diventano curatori l'uno dell'altro. Quindi Summer School e, diciamo, prendersi cura della formazione in maniera diversa. Ed ora vediamo i momenti salienti di queste quattro giornate. Il tema della prima giornata è stato quello della transizione energetica. L'incontro si è svolto nell'aula magna della scuola ed hanno partecipato tra gli altri Antonella Tozza, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, il sindaco Massimo Tiberini, l'assessore alla cultura e all'istruzione Dina Colanzi. Ho partecipato oggi con piacere a questa giornata, che è una delle 3-4 giornate che impegneranno in questa Summer School tutti i ragazzi del territorio, grazie all'iniziativa dell'Algeri Marino. Il tema è interessante, ovviamente stimolante, di grandissima attualità e secondo me anche empaticamente vicino ai ragazzi, agli studenti, al futuro, a come immaginano il futuro, a come pensano di poter trasformare il nostro mondo. E quindi oggi ho sentito interventi molto interessanti che possono stimolare la loro formazione ma anche il loro dopo formazione. Come si è arrivati all'esigenza di un'economia circolare? Lo ha spiegato nel suo intervento Marco Panara, giornalista di economia della Repubblica. L'economia che noi abbiamo vissuto fino adesso è stata un'economia estrattiva, cioè noi abbiamo vissuto la natura come un grande deposito che ci è stato regalato e di cui potevamo consumare le risorse. Siamo diventati tanti, la popolazione mondiale ormai sfiora gli 8 miliardi di persone, consumiamo sempre più risorse e la natura non ci basta più per quello che noi siamo abituati a prenderle. E allora dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo passare da un modello estrattivo a un modello sostenibile, cioè che consenta alla natura di, con i suoi tempi, di riprodurre le risorse che noi consumiamo. L'economia circolare è un pezzo fondamentale, direi necessario, anche se non sufficiente, di questo processo, di riportare a un rapporto armonioso, armonico, appunto non estrattivo, il rapporto con l'uomo e la natura. Altri interessanti interventi, quelli di Massimo Innaurato, direttore tecnico Solis, e Alessandro Di Florio, responsabile di piattaforma ed ex studente dell'istituto. Alessandro Stroppa, ricercatore del CNR, Massimo Colonna, chimico. Hanno partecipato anche gli ex studenti Donato Abonizio e Andrea Spinelli, impegnati nel Fab Lab, dove hanno illustrato le idee innovative realizzate in laboratorio. Professor Danilo Di Florio, lei ha organizzato questa giornata importantissima perché si parla di economia circolare, ma soprattutto anche di transizione energetica. Sì, certo, questa è una giornata particolare, ma solamente per far emergere un aspetto fondamentale, cioè l'aspetto dei giovani, cioè i giovani che devono essere coinvolti in questo nuovo corso. È un corso di una nuova economia che è l'unica, non c'è un'altra alternativa. Quindi sostanzialmente partire dalla scuola è fondamentale proprio perché noi dobbiamo divulgare, abbiamo il dovere di divulgare diciamo questo nuovo, questa nuova cultura e come realmente le attività economiche si devono porre di fronte a questo problema, che
che è planetario, ma si deve partire comunque dalla territorialità, dal territorio, non solo da un punto di vista della prossimità delle risorse, ma soprattutto da un punto di vista della formazione e quindi della sociabilità, della cosiddetta condivisione sociale. C'è un nuovo modo di fare economia attraverso una condivisione e quindi un coinvolgimento del futuro, cioè i giovani. Ma com'è nata questa giornata in cui si parla di transizione energetica? Abbiamo il professor Aurelio Manzi che si occupa di natura e quindi... Sì, noi vogliamo fare con gli studenti, discutere, parlare, una summer school vogliamo organizzare che discutesse di un modo diverso di fare economia, no? Un'economia più attenta al territorio, più attenta alle esigenze della gente, alle esigenze dell'ambiente, un'economia locale. Un po' andando contro le economie globalizzate delle multinazionali. E un aspetto dell'economia molto importante è ovviamente l'energia, no? Come avere energia, come far fronte a un approvvigionamento energetico che sia meno impattante da un punto di vista ambientale. D'altronde le conseguenze di un'energia impattante l'abbiamo sotto gli occhi, no? L'utilizzo dei combustibili fossili, l'aumento dell'anidride carbonica, del metano in atmosfera che porta al global change, ai cambiamenti climatici. E quindi l'energia nella nuova economia, un'economia verde, un'economia circolare è importante. Quindi cerchiamo nuove fonti che siano meno impattanti per l'ambiente, quindi in alternativa ai combustibili fossili, al petrolio, al carbone e al metano. E proprio nel nostro territorio abbiamo diversi esempi virtuosi, positivi, di forme di ricerca di un'energia verde, alternativa, di energia rinnovabile, dal sole, dall'idroelettrico, eccetera. E quindi questa giornata vuole fare un po' il punto su quali sono le problematiche connesse agli approvvigionamenti energetici del passato e quali sono le prospettive per il futuro e quali sono, ecco l'aspetto più positivo, le iniziative che si stanno prendendo sul territorio. L'ambito di questa giornata sulla transizione energetica è stata allestita presso i laboratori dell'Istituto una mostra a cura di Rocco Iezzi. Sì, ci troviamo esattamente nel Fab Lab, che è un laboratorio dell'Algeri Marino. È un laboratorio dove cerchiamo di precorrere tutte quelle che sono le innovazioni che poi sia nell'ambito scolastico ma poi in generale sia a livello industriale e a livello di società civile avranno ricadute nei prossimi anni. E infatti già da anni ci occupiamo di innovazione a 360 gradi, da dispositivi intelligenti indossabili, automazione domestica, automazione industriale. Quest'anno abbiamo iniziato anche un nuovo filone che è dell'intelligenza artificiale, infatti abbiamo agganciato a questo laboratorio anche la MyLab, cioè un laboratorio proprio dedicato all'intelligenza artificiale. Questi anni abbiamo riscosso tanti successi, per 4 volte consecutivamente alla Maker Fair di Roma, l'edizione europea, 3 volte la Notte Europea dei Cercatori. Siamo stati vincitori del Premio Nazionale dell'Automazione, la prima scuola del centro-sud d'Italia. E quindi quest'anno in particolare abbiamo rivolto lo sguardo a quello che sono uno scenario futuro che è dell'energia sostenibile. Nel pomeriggio invece si è parlato di transizione ecologica con in videoconferenza Edoardo Ronchi, già ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Sono stati partner della giornata l'associazione Rati e il suo presidente Giovanni Di Fonzo, l'associazione Casule Club, il suo presidente Antonino Cipolla, il Rotary Club di Atessa Val di Sangro e la sua presidente Annalisa Antichi. L'intensa giornata ha previsto anche una visita guidata di storia e bellezza al campo di internamento di Casoli per far conoscere agli studenti una pagina di storia importante ed una visita a Palazzo Tilli, edificio storico settecentesco sottoposto ad un minuzioso intervento di restauro conservativo da parte dell'imprenditrice Antonella Allegrino.
La seconda giornata del Summer School si è occupata di aree protette, iniziata a Gesso Palena con una visita al paese vecchio e poi si è svolto il seminario presso il teatro comunale. Tra gli argomenti, lo sviluppo sostenibile nel parco. Ne ha parlato Luciano Di Martino, direttore del Parco della Maiella. È stato un vero piacere partecipare all'iniziativa promossa dall'Istituto Marino Algeri di Casoli sul tema dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, che sono i cardini su cui l'ente parco muove quotidianamente le sue attività, a partire dalla conservazione della biodiversità animale e vegetale alla promozione di un turismo lento in armonia con la natura attraverso i sentieri del parco e i cammini dello spirito. Rivalutare il territorio e creare sviluppo con le cooperative di comunità, le ha illustrate i ragazzi Carlo D'Angelo di Confcooperative. Confcooperative Abruzzo dal 2016, soprattutto per il tramite del suo presidente Massimiliano Monetti, è impegnata proprio in un'azione di sviluppo e di crescita di queste cooperative di comunità, che sostanzialmente sono delle organizzazioni, quindi delle vere e proprie cooperative, i cui soci sono gli abitanti delle comunità stesse, quindi le comunità, gli abitanti che si fanno impresa e puntano alla crescita e allo sviluppo responsabile e rispettoso delle comunità e dei luoghi appunto in cui queste nascono. In Abruzzo, in modo particolare, ce ne sono 34 cooperative di comunità che danno lavoro, danno occupazione, creano quindi reddito dall'anno scorso queste cooperative si sono organizzate, strutturate e hanno dato vita a una vera e propria rete di imprese, la rete Borghin, quindi una rete di imprese a matrice prevalentemente cooperative, che si occupa proprio di sostenerle nel loro percorso di crescita e di consolidamento, proprio per dare l'opportunità alle comunità di crescere insieme. Hanno preso la parola anche Mario Pellegrini, rappresentante di Legambiente, Anna Di Marino, titolare di un'azienda custode del sedano nero, Marco Di Santo, responsabile del settore agricoltura del parco, Paolo Pizzianti, geologo e vicepresidente della Proloco di Palena, Giovanni Casacchia, istruttore torrentismo ed ex studente dell'Algeri Marino. La giornata è continuata sul tema geoparco e area archeologica presso Iuvanum a Montenero Domo, accolti dal sindaco Angelo Piccoli con Silvia Respagliesi, archeologa, Simona Balassone, responsabile dell'ETS di arte, Adele Garzarella, geologa e presidente SIGED. Sono stati partner delle attività il Parco della Maiella e l'associazione Gessamiamo. È stata Farra San Martino ad ospitare la terza giornata della Summer School, che ha avuto come tema industria e tecnologia. Ad accogliere studenti e partecipanti il sindaco Carlo De Vitis. L'incontro si è aperto con Leonardo Becchetti, economista, politico, docente dell'Università Tor Vergata, collegato in videoconferenza. Numerose le presenze per la tavola rotonda. Gianluca Ricciuti, marketing manager del Pastificio Bioalimenta, ha parlato di come l'azienda mette in pratica l'economia circolare. Ma ci sono anche grandi industrie che operano nel rispetto del territorio e dell'ambiente, come Onda Italia. Sentiamo Marcello Vinciguerra. La Onda qui in Italia vive la sua realtà industriale da 50 anni, sempre all'insegna di una piena integrazione col territorio che lo circonda e ponendo le persone al centro. Questa è una filosofia che lega questa azienda sin dalle sue origini, pertanto in questo momento di accelerazione verso la strategia di sostenibilità a livello corporate, anche la Onda Italia sta facendo della sua esperienza e della sua storicità un driver per coltivare le tre dimensioni della sostenibilità, cioè quella sociale, ambientale e finanziaria. È importante il ruolo degli ITS per la formazione degli studenti, come ha sottolineato Paolo Riaschiatore dell'ITS Meccatronica. Cambia la formazione perché tradizionalmente la formazione è sempre stata considerata in secondo piano rispetto a quella classica dei licei e così via. Invece è sempre più importante, soprattutto in una nazione come la nostra, che è ancora la seconda nazione manufatturiera europea. È il grande mismatch che noi stiamo vivendo in questo periodo, in cui noi avremo nei prossimi mesi 1 milione di posti di lavoro,
dei quali ben il 50% non riusciranno a trovare adeguata risposta nei giovani, nei nostri ragazzi che devono assumere questi ruoli. E gli ITS cercano di coprire questo gap ancora in piccola parte, però speriamo che nel prossimo futuro tutto questo entusiasmo che ruota attorno a questo mondo possa concretizzarsi in una importanza ancora maggiore, numericamente parlando. Cambiano le regole per le aziende ed anche le certificazioni. Antonio Bianco della Abicert ha parlato di certificazioni per la sostenibilità. Abicert è un ente di certificazione accreditato da Accredia per il rilascio di certificazioni ISO 9000, 14000, 45000. È importante in questo momento storico aggiornarsi sulle certificazioni per la sostenibilità. La prima fra tutte è la certificazione del contenuto di riciclato, la certificazione dell'ecoprogettista, cioè quel professionista che ha delle competenze ambientali certificate dallo schema di certificazione proprietario Abicert, e in particolare le certificazioni connesse a tutta la filiera delle costruzioni da una parte, ma anche alla filiera alimentare dall'altra. Altri interventi. Quelli di Concezia Labrozzi, responsabile della gestione del personale, Giovanni Alleva, responsabile programmazione, spedizione, trasporti e tutor aziendale PCTO del pastificio De Cecco, Daniele Ecker dall'Eco, Corporate Sustainability Senior Manager, e Alfa Sonco, responsabile Talent Acquisition della Fater Group, Giuseppe Laudadio, Finance Business Partner di AstraZeneca ed ex studente dell'Istituto Algeri Marino. Oggi sono in Svezia, ma sono partito da qui, da Casoli, dall'Istituto Algeri Marino. E sicuramente il messaggio che posso lanciare a tutti gli studenti di essere curiosi, ma di partire dalla formazione. La formazione è la base di tutto, è sicuramente il punto di partenza che poi vi aiuterà nel realizzare i vostri sogni, ma formazione assieme a curiosità e anche a forza, che è una delle caratteristiche degli abruzzesi, di tutti gli abruzzesi, quindi l'essere forti, sicuramente questo sarà un bagaglio che vi permetterà di raggiungere i vostri sogni. Sono stati partner delle attività l'Associazione Rati col suo presidente Giovanni Di Fonso e la Fondazione Abruzzo con il suo presidente Marcello Vinciguerra. La serata si è conclusa con una performance dell'attore Pasquale Lucchitti della compagnia teatrale Il Cappello Magico. La giornata conclusiva si è aperta ad Altino con la visita ad un campo di peperone dolce a Scoste di Altino, un incontro con i produttori. Ragazzi, a lezione di agricoltura, siamo in un campo di produzione del peperone dolce di Altino, pregiato questo peperone, Domenico D'Orazio che rappresenta un po' i produttori. È stato un bell'incontro per far capire ai ragazzi quanto lavoro, tutte le caratteristiche di questo peperone che è stato recuperato. Sì, è stata una cosa molto interessante. E spero che i ragazzi abbiano capito il tanto lavoro che ci sta intorno al peperone prima di arrivare sul tavolo. Qualche caratteristica di questo peperone che è amato in tutto il mondo? La prima caratteristica che ha è che nasce l'unico peperone che nasce all'insù, le bacche le fa all'insù, no all'ingiù. Poi è molto ricco di vitamina C, e per la famosa pasta aglio olio e peperone è immancabile, il colore rosso naturale della pasta lo dà il peperone. Poi tutti nel borgo, a Palazzo Sirolli, accolti dal sindaco Vincenzo Muratelli e dal proprietario del palazzo, l'imprenditore Ernesto Sirolli, per trattare il tema dell'agricoltura. Professor Dino Mastrocola, rettore dell'Università di Teramo, la formazione è importantissima, l'Università di Teramo ha 6 corsi dedicati all'agroalimentare. Sì, la formazione è fondamentale, la formazione universitaria, perché concilia al suo interno sia la didattica che la ricerca, anzi la didattica utilizza direttamente quello che la ricerca giorno per giorno scopre. Noi a Teramo abbiamo il centro agroalimentare, non lo dico io, è un riconoscimento nazionale, uno dei più importanti del centro-sud, ovviamente
praticamente l'unico in regione, però con un'interazione molto stretta con le altre università, e quindi formiamo dal settore enologico al settore delle tecnologie alimentari al settore professionalizzante dell'agraria, le biotecnologie curvate verso l'agricoltura e poi i corsi magistrali in Reproductive Biotechnology e Food Science Technology. Lo dico volutamente in inglese perché sono corsi internazionali, quindi in lingua inglese con un riconoscimento europeo. Lorenzo Berardinetti, presidente UNCEM Abruzzo, le aree interne possono rappresentare una risorsa, ecco, si è parlato ai giovani proprio di questo, però ancora sono tante le problematiche. È stata una bellissima iniziativa perché si è parlato ai giovani, ma soprattutto delle aree interne che vanno verso lo spopolamento, e in agricoltura ci sono esempi che possono essere presi a considerazione in quanto dei giovani restano sul territorio creando delle piccole aziende, micro aziende, e cercando di lavorare il prodotto anche se sono prodotti di nicchia, ma danno dei risultati enormi. Ma anche con il tartufo, che non è da meno, viene utilizzato e viene fatto come punto di riferimento per il rilancio dell'agricoltura nelle zone interne. Sindaco di Altino Vincenzo Muratelli, lei ha parlato di oro rosso, qui si sta parlando ai ragazzi in questa summer school proprio di come sfruttare l'agricoltura sempre nel, diciamo, la difesa dell'ambiente. Sì, oro rosso è legato al nostro peperone dolce di Altino, un'eccellenza gastronomica, un prodotto slow food che in questi anni ha valorizzato non solo il nostro comune ma l'intero territorio. Noi siamo fieri di questa storia di comunità che stiamo scrivendo in questi anni e che adesso vorremmo ricominciare a scrivere anche attraverso il Festival del Peperone Dolce di Altino, che il 20 e il 21 tornerà, come dire, a animare le piazze del nostro borgo. Camillo Zugli, enologo della cantina di Orsogna, prestigiosa cantina, dove si cerca con tanta ricerca di legare sempre il vino al terroir, anche per quanto riguarda i lieviti, un'ulteriore novità questa. Sì, noi in collaborazione col parco abbiamo selezionato la biodiversità del parco, quindi per il Parco Maiello in questo caso, siamo andati nella ricerca dei lieviti e allontanandoci un po' dalla sezione dei lieviti nelle campagne, perché comunque nella campagna il lievito sì è un lievito naturale, ma comunque è condizionato dai trattamenti antiparassitari, essendo un lievito come un funghi che per uno spareoidio, quindi il drame zolfo condiziona la qualità e la quantità di lieviti. Invece tornando nel parco, quindi nella Maiella, abbiamo i lieviti ancestrali, i lieviti di una volta, che l'uomo non ha mai trattato questi, la montagna, quindi i lieviti sono quelli naturali, e le abbiamo trovate appunto delle belle scoperte, e dal 2020 fermentiamo con questi lieviti. Interventi anche di Antonio Zinni, referente regionale misure agroalimentari, Claudio Pattara della Valagro, Mario Nicola D'Alonso, presidente dell'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino, Enrica Salvatore, presidente ITS agroalimentare di Teramo. Ilenia e Alessio Iacovanelli dell'azienda apistica Lape e Larnia, ex studenti dell'istituto, hanno parlato del loro inserimento lavorativo. Nel pomeriggio a Rocca Scalegna, accolti dal sindaco Domenico Giangiordano, sono state realizzate attività inerenti turismo, cultura ed artigianato. Riscoprire le aree interne, far ripartire anche un settore che per molti anni è stato anche considerato un po' una cenerentola, come l'artigianato. Abbiamo Graziano Di Costanzo, direttore della CNA Abruzzo. Beh, noi siamo un settore, quello dell'artigianato, soprattutto dell'artigianato artistico, quello di qualità, che è un settore che è molto presente nelle aree interne, ed è anche un settore che può dare anche delle risposte. Oggi c'è un tema molto forte dello spopolamento di questi territori, chiaramente insieme alla sanità, ai servizi essenziali, noi dobbiamo ricreare in questi luoghi le opportunità dell'economia. Ecco, avvicinare i ragazzi a questo mondo può dare una prospettiva importante, perché li fa rimanere qui e fa creare ricchezza per loro e le loro famiglie e per la comunità di riferimento. Francesco Carullo, presidente regionale dell'artigianato artistico abruzzese, che rappresenta anche un'azienda artigiana di successo che è ad Orsogna, la sua azienda. È proprio questa testimonianza che porta qui ai ragazzi. Sì, io ho l'onore di rappresentare in Abruzzo per la CNA la parte artistica di tutto l'artigianato. E in questa occasione mi è stato chiesto di raccontare la mia storia, la storia di, appunto, di artigianato che va per il mondo. Quale esponente, quale migliore referenza
del nostro Abruzzo per tutto il mondo. Sono intervenuti nel merito anche Fabio Travaglini, segretario regionale dell'AICRE, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, CNA Abruzzo, per cui è intervenuto anche il presidente Savino Saraceni, Walter Nanni, attore e regista. Inoltre Chiara Di Bartolomeo, docente dell'ITS Moda di Pescara, Anthony Lionetti, componente del direttivo Proloco di Rocca Scaligna, Gianluca Dorsaneo, sociologo economico ed ex studente dell'istituto. Sono stati partner della giornata le Proloco di Altino e Rocca Scaligna, l'associazione maieutica di Casoli con le sue rappresentanti Raffaella Di Florio e Maria Rita Porreca. La conclusione al Castello Medioevale, dove sono state esposte le realizzazioni dell'ITS Moda di Pescara, che ha collaborato con il lanificio Merlino di Gaetano Merlino utilizzando l'originale design delle coperte di Taranta Peligna anche attraverso la stampa 3D. La Summer School è stata curata dagli insegnanti Danilo Di Florio, Aurelio Manzi, Rocco Iezzi, Maria Giovina Di Marino, Maria Luciani, Raffaello D'Antonio, Carlo Biasone, Vincenzo Travaglini, Gianfranco Marsibiglio, Conny Melchiorre, Stefania Lannutti, Vincenzo Muratelli. Gli studenti si sono interessati al territorio, c'è il territorio che si è interessato agli studenti ed è stato tanto interesse proprio questa presenza di questi giovani. Cosa possiamo dire a conclusione? Possiamo dire che lo stupore creato negli adulti dal fatto che dei giovani si impegnassero durante l'estate ci ha aiutato a perseguire il nostro motto di scuola, ossia non più una scuola a misura per te, ma una scuola in armonia con te. Perché formare oggi significa avere a che fare con mondi diversi. La scuola non è l'unica depositaria dell'input formativo o di tutto quanto si può offrire ai giovani per avere un'adeguata preparazione ad affrontare il mondo del lavoro. È un lavoro che ormai appunto un'opera che la scuola può fare solo in sinergia con gli altri e tutti gli attori che sono intervenuti hanno dato veramente un valore aggiunto a quel che noi ci aspettavamo a monte nella trattazione dell'economia circolare, realizzando davvero una circolarità virtuosa di collaborazioni di persone che fanno formazione ma che fanno anche impresa e lavoro.